Ciao a tutti ragazzi, bentornati per un altro video. Oggi vi parlo del Fiverr o Fiverr, non so come si pronunci. 5 band equalizer sempre dell'Analog Obsession. Ora, è un gran plugin anche questo. Questo equalizzatore è formato da uno stadio di ingresso, vedete, da 0 a più 24 o 0 meno 24, quindi ha uno stadio di preamplificazione, diciamo, di ingresso, quindi aumentando l'ingresso all'interno della macchina, dell'equalizzatore, in teoria dovrebbe un pochino saturare, dovrebbe essere stata emulata anche la sua saturazione. È un equalizzatore secondo me molto valido anche perché ce ne sono pochi, a 5 bande, vedete, 1, 2, 3, 4 e 5, dove abbiamo il low shelving, low filter shelving sulle basse, si va da 30 Hz a 300 Hz, doppio clic sinistro del mouse e ritorna default, con più 12, meno 12, lo vedete. Ha una caratteristica molto bella questo filtro qua di shelving, vedete che è abbastanza dolce nella sua pendenza, ma poi prima di tornare pari, qua vedete ha un leggero bumping negativo e poi si rialza, che è un comportamento proprio dei vecchi shelving analogici delle vecchie macchine, dei vecchi equalizzatori. Non erano, quando arrivavano qua non erano proprio pari pari, ma facevano questa leggera introflessione per poi risalire. Questo è lo shelving, quindi meno e più, e anche nel più è uguale, vedete, dolce la salita, poi arriva qua che è il suo culmine, poi scende un pochino, mentre gli equalizzatori digitali qua sono pari, ok? Raggiungono l'apice qua e poi tac, linea retta. Invece questo qua tende a scendere un po', quindi fa questa specie di gomito molto largo, di protuberanza e poi scende leggermente. Questo è lo shelving, che ripeto va da 30 a 300 Hz. Qui abbiamo l'high shelving, che è la banda assolutamente opposta, che va da 2005 a 25.000, e anche qui abbiamo più 12, meno 12, e vedete che anche qui la pendenza è molto docile, e anche qui fa lo scherzo dello shelving, cioè scende, ha questa piccola protuberanza più bassa, diciamo, per poi risalire un po' e ristabilizzarsi. Quindi è come quello di low shelving che abbiamo visto prima, questa leggera protuberanza, secondo me anche in positivo, e infatti sì, vedete curva dolce, quindi molto musicale, però qui vedete non è una parallela a questa lineetta che vedete sopra, sale fino al suo punto massimo che è circa qua e poi scende un pochino e si stabilizza un pochino più basso rispetto alla protuberanza. Ok? Questa è una caratteristica di questi filtri qua. Ok, poi abbiamo tre bande medie, low medium filter, high medium filter e il medium filter, la vera banda media, in questo caso è questa. Nello shelving e high shelving non abbiamo la possibilità di stringere la Q, negli altri tre invece che sono medio basse, medi e medio alte abbiamo la possibilità di stringere la Q, vedete allargare o stringere la Q. Vediamo per esempio il low medium filter. Scegliamo la frequenza, più o meno 12 anche qui, ma qui possiamo scegliere 2 decibel ottava e così l'allarghiamo al massimo e così la stringiamo al massimo. Vedete che se voglio fare con questi filtri dei tagli un po' precisi, riesco in realtà perché vedete a meno 7,5 ed è preciso, vedete a meno 7,5 la Q si stringe. Se invece diminuisco il valore un pochino, vedete, tende ad allargarsi la campana. Quindi per valori molto bassi, qua sono circa intorno 2,4, 2,5, vedete la campana è più larga. Non dico che è un EPI, ma comunque un pochino si allarga. Vedete, per bassi valori è larghissima e poi man mano che aumento si stringe in negativo. Vediamo in positivo, anche in positivo la stessa cosa, piccoli valori, campana abbastanza larga, vuol dire che interseca diverse frequenze, va ad interferire con diverse frequenze, ma man mano che aumento si stringe, quindi si focalizza di più e
intorno alla sua centratura della campana, stringendosi di molto. Quindi, volendo, possiamo anche togliere delle frequenze fischietto o risonanti, con questo equalizzatore. Qui all bypass spegniamo tutto, oppure possiamo disattivare ogni singolo modulo. Loop medium filter lo disattiviamo, il medium filter lo disattiviamo, high medium filter lo disattiviamo e low filter, high filter li disattiviamo. Così abbiamo disattivato 1, 2, 3, 4, le 5 sezioni, i 5 filtri, ma non lo stadio di ingresso, che infatti se vado in Harmonic Analysis vedete che me le dà. Questo è il trim, vuol dire che mi serve per regolare il gain staging quando ho dato la mia equalizzazione alla mia traccia, e allora questo mi mantiene un gain staging efficace, quindi l'uscita simile molto vicino all'entrata, e questo invece è proprio, vedete, drive, DRV è il drive, è quello che mi va in teoria ad aumentare, e infatti vedete che aumentano le armoniche man mano che aumento. Ecco, fino a 21,8 non ho aliasing, è abbastanza pulito, siamo quasi al massimo. Aumentando ulteriormente invece vedete che abbiamo aliasing, non torna sotto la mia frequenza della fondamentale, rimane ancora avanti alla mia frequenza fondamentale, però torna un pochino indietro. Ma qui, a differenza del Canal V che secondo me l'aveva integrata, gestiva lui in automatico, qui abbiamo la scritta analog obsession, se la clicco diventa rossa, vedete pop-up oversampling on, e infatti è andato a pulire e sono al massimo del drive. Quindi vedete che anche questo equalizzatore è molto buono, perché oltre ad avere 5 bande con 3 medie con Q regolabile, addirittura i due Shelving, abbiamo anche la possibilità di aggiungere saturazione, quindi hanno emulato anche lo stadio di preamplificazione di questo equalizzatore, che probabilmente era molto colorato. Ora riattiviamo le 5 bande, quindi vedete con questo low filter e filter attivo le due bande e singolarmente con questi tre tastini le 3 medie. Se voglio risparmiare CPU e non voglio usare determinate bande, le posso disattivare, ripeto, singolarmente. Non vi ho detto che su i low shelving, no, sì, ve l'ho detto prima, mi sa, non abbiamo la possibilità di regolare il Q, mentre sui 3 midi sì. Questo equalizzatore è stato emulato anche dalla Noizash, altro produttore di plugin secondo me molto valido, di cui ho già recensito alcuni dei suoi prodotti. Ve lo faccio vedere, questo, il NID 533, vedete, low cut, high cut o high pass e low pass filter e le 5 bande 1, 2, 3, 4, 5, low, scusate, shelving basso, medio basso, medio, medio alto e high shelving alto. Praticamente è lo stesso equalizzatore di Analog Obsession, solo che Analog Obsession l'ha messo in orizzontale, Noizage l'ha messo raffigurato in verticale, ma vedete la stessa identica cosa. Vedete? Lui l'ha messo in orizzontale, Noizage l'ha messo in verticale. Ecco, una cosa che stavo omettendo di dirvi, ve la dico adesso, non abbiamo, a differenza di quello di Noizage, NID 533Q, non abbiamo i due filtri. Cioè abbiamo low shelving basso, medio basso, medio, medio alto, low sh high shelving alto, ma non abbiamo i due filtri, cioè high pass filter e low pass filter. In compenso abbiamo lo stadio di ingresso, ma anche nel Noizash, sì, abbiamo lo stadio di ingresso che emula la preamplificazione, solo che in più qui hanno aggiunto anche i due filtri, high cut e low cut filter. Mentre nell'Analog Obsession no, magari in un futuro aggiornamento Analog Obsession, se riesci, introduce anche i due filtri, in piccolino qua, uno qui e uno qui, o qui in alto, low cut e high cut, stringendo magari un po' l'interfaccia, appena appena, e ci riesci a far stare anche i due potenziometri dell'high cut e low cut filter.
Ok, può essere un suggerimento, in modo che uno ha un bellissimo già equalizzatore, 5 bande con stadio di preamplificazione e saturazione, in più anche i due filtri, hai un equalizzatore assolutamente completo. Anche per oggi è tutto, ve l'ho fatto vedere. Vi ho fatto vedere che pulisce anche l'aliasing che genera, soprattutto se spinto all'estremo. Vedete, tolgo, c'è un po' di aliasing. Attivo l'oversampling ed è assolutamente pulito. Complimenti ancora a Analog Obsession. Anche per oggi è tutto. Vi saluto, alla prossima. Grazie, ciao ragazzi.